Ciao, proprio cerchiato qui Gildi con Sandoriano. Benissimo, ragazzi. Allora, è finita. Samp 2, Spezia 1. Si ritorna alla vittoria. Finalmente una vittoria che mancava dalla partita con l'Empoli. Quindi stiamo parlando di 5 giornate fa, forse 6 addirittura. Va bene, l'importante è averla vinta, perché ragazzi, effettivamente contro l'Udinese e il Cagliari avremmo potuto fare di più. Non l'abbiamo fatto, ma oggi l'abbiamo fatto, quindi va benissimo. Sono giorni pazzi per me, ragazzi. Pochi giorni fa sono diventato papà per la seconda volta, un'emozione meravigliosa. Tommaso, grande augello, infatti, anche uno dei tanti motivi per cui è anche augello, perché ragazzi, vado matto per quel difensore. Bella partita quest'oggi comunque, quindi ero proprio trascinato dalla foga, abissimo mio figlio qua che dormiva a fianco, dai, dai, svegliati per una partita, dai, dai, svegliati per... Poi ho dormito durante tutta la partita, quindi ci sta. Partita che comunque è stata bella movimentata, perché comunque entrambe le squadre volevano e avevano bisogno di punti. Mi dispiace dello Spezia così, e sinceramente la vedo male per loro, hanno rinunciato, insomma, non è che loro hanno rinunciato al tecnico, il tecnico ha deciso di andare in una squadra di categoria superiore, insomma, tutti e due di Serie A, però diciamoci le cose come stanno, con tutto il rispetto per lo Spezia, la Fiorentina ha qualcosa in più, e lo sta dimostrando la classifica, ma anche i giocatori, le possibilità economiche, insomma, mille cose. Detto ciò, comunque lo Spezia ci sta provando, cioè non è che dice, boh, dato che l'italiano va a fanculo andiamo in Serie B, però insomma, temo per loro che la strada sia quella. Spero di no, però temo di sì. Mille volte preferirci una saggera. Piccola parentesi, è così giusto per dire, però no, comunque anche oggi grande vittoria dei piccioni. Che tanto, se non sbaglio, se domani vince la Salernitana vanno ultimi. Benissimo, domani tutti a tifare Salernitana, ragazzi, spezzini compresi. Allora, ragazzi, veniamo alla partita. Cross in mezzo, non ho capito se ha toccato Gesi o no, palla in gol. Va bene, io spero che l'abbia toccata, perché andremo contro la fantacalcio, conto se mi fa un gol, conto se mi fa doppietta. Cadremo contro Fantacalcio, ragazzi, ma porca puttana, cioè io venerdì sera, la seconda partita ho già perso per colpa di Candreva, cioè non è che dici, boh, Vlahovic, Immobile, ti fa tripletta contro, per Candreva, no ragazzi, scherzi a parte, ma che andata sta facendo Candreva? C'ha la voglia e la grinta di un quindicenne, Mancini, oh, io poi in serio ce lo farei a Candreva per l'anno prossimo. E io l'avevo detto, contro la Spagna Candreva l'avrei messo, perché uno che trotta come un dannato sulla fascia ci avrebbe fatto molto comodo, già Chiesa ha fatto di tutto di più, però vabbè, ne chiudo qui il discorso con la Spagna, che è una partita che mi sta proprio qua, vabbè. Beh, sulla partita di oggi poi c'è stato comunque relativamente poco da dire, lo Spezia ci ha provato un po', senza nemmeno troppa convinzione. Poi noi abbiamo fatto 2-0, lo Spezia ha continuato con qualche minimo misero tentativo, un po' timido, ma niente di serio. Anche il gol è arrivato all'ultima azione. È arrivato, non dico per caso, però era lì, l'ultima azione, ha calciato, ha fatto un grandissimo gol. Verdi ha fatto un gol fantastico, grande Verdi. Minchino, chapeau, gol bellissimo. Però insomma, uno Spezia che vedo poco convinto, poco grintoso, mi dispiace, ma temo che Thiago Motta non sia la soluzione ideale per la salvezza dello Spezia. Ecco, poi spero di sbagliarmi, lo ripeto, però ecco, diciamo che non vedo benissimo lo Spezia. Però ragazzi, solo a fine anno potremo trarre conclusioni. Ripeto, spero di sbagliarmi perché non ho nulla contro lo Spezia, anzi, bravissima Samp, perché vanno fatti anche i meriti alla nostra squadra, perché si è comunque trovata nella situazione di avere praticamente due centrocampisti in croce. E quindi insomma ci si è dovuti un po' adattare così. Poi anche l'infortunio di Verre mi ha stupito in positivo, tra così devo dire, mi piace sto ragazzo, mi piace, mi convince. Poi oggi boh, penso che abbia giocato tutta la difesa. A un certo punto ero tutti di spesa col modulo finale, si è stato 8-1-1, cioè proprio. Mi è piaciuto comunque Gabbiadini, qualche bel guizzo, qualche idea non troppo concretizzata, si vede secondo me che ha bisogno un attimo di macinare ancora qualche minuto. Capisco anche voler fare Fiodaloppo Quagliarella in vista dei prossimi impegni in campionato, però va bene così, ragazzi, va benissimo, era importantissimo tornare a vincere, sono contentissimo di questa vittoria perché ce la meritiamo.
se ne merita tutto il tifo blu cerchiato. Caso strano, sono tornati tutti i tifosi, tutto pieno, tutte le curve e torniamo a vincere. Sì, forse perché comunque vincere con lo Spezia è diverso che vincere contro altre squadre. Però, vabbè, l'importante, ripeto, è averla vinta. Ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, sempre tante belle novità sul canale e rimanete aggiornati. Ciao, blu cerchiato!